cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Nei giorni scorsi, se abbiamo ascoltato la lettura del Vangelo di Luca, abbiamo visto Gesù che preparava i 72 discepoli ad andare a proclamare il Vangelo. Li ha preparati accuratamente, li ha messi in guardia perché sarebbero andati come agnelli in mezzo ai lupi, gli ha detto di avere povertà e libertà, gli ha raccomandato di essere consapevoli che la parola che andavano annunciando non era loro, ma veniva direttamente da Dio. E al ritorno di questi 72 che cosa accade? Ascoltiamo il racconto dal Vangelo di Luca. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome!» Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi, però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Se ci siamo fatti un'idea di Gesù un po' musone, un po' triste, un po' arrabbiato, mai capace di gioire ed esultare, ecco che il Vangelo di oggi è in contrasto con questa nostra idea. Vediamo Gesù il cui cuore esplode di gioia. E per che cosa gioisce? Per che cosa esulta? Esulta nel vedere come la parola del Padre, l'annuncio della riconciliazione, la speranza dell'amore, della luce e della verità si diffonde, ma si diffonde attraverso i semplici, gli umili, i piccoli. Non è cosa da chiostri delle università o da salotti dei benpensanti. No, la parola di Dio, la fiamma della verità, si diffonde di cuore in cuore là dove ci sono gli semplici e gli umili. Chissà se anche noi abbiamo questa semplicità, questa umiltà di cuore che ci permette di vedere la bellezza di ciò per cui Gesù gioisce. Buona giornata a tutti voi, carissimi.